Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Come state vedendo siamo oggi su Pokémon Showdown, il simulatore che chi gioca a battling competitivo non può non conoscere, per iniziare una nuova serie dedicata proprio al competitivo. Come vi ho detto nell'ultimo video, una volta finito il progetto, che tra parentesi ho ovviamente finito, e quindi prestissimo ricomincerà la normale attività del canale, anzi aumenterà molto di più rispetto a prima, avrei comunque iniziato a fare lotte competitive. Avrei iniziato a fare più lotte competitive proprio ad aumentare il competitivo nel canale, non solo con le lotte, però andiamo a passi. Oggi vi presento questa serie, poi più in là ve ne presenterò anche altre, sempre incentrate sul battling competitivo. Comunque, questa serie appunto inaugura finalmente le serie su Pokémon Showdown. Ci saranno live, ci saranno lotte come queste già svolte e ci saranno moltissime altre cose che non vedo l'ora di portarvi. Bene, detto questo, contro chi siamo oggi, ragazzi? Siamo contro Chimpact, un ragazzo che, beh, conoscerete, ragazzi. È stato il secondo ragazzo che abbiamo sfidato nelle lotte Wi-Fi di Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha. Altra parentesi, ovviamente le lotte a Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha Wi-Fi non termineranno, infatti ce ne saranno molte altre, però volevo giusto appunto aumentare il competitivo introducendo anche le sfide su Pokémon Showdown. Chiudiamo la parentesi e beh, se vi ricordate l'abbiamo già sfidato. In quei tempi doveva ancora uscire Horas in Italia, io avevo ottenuto il gioco in anticipo, addirittura l'avevo da almeno una settimana prima, ero quindi riuscito ad ottenere il Mega Bracciale, a montare un team e abbiamo giocato. Da loro era uscito prima, da noi ancora no, e quindi vabbè, semplicemente abbiamo giocato. Quindi cosa è successo? Lui ovviamente è riuscito a vincere anche perché il mio team soffriva particolarmente Ferrothorn e anche Menafi, avendo un Rain e purtroppo lui li aveva tutti e due, quindi non sono riuscito a fare molto. Però adesso ci troviamo in una fase molto più avanzata del gioco, dato che sono passati molti mesi da quella sfida, e quindi sia io che lui abbiamo capito meglio come funziona il metagame Horas. La sfida comunque ci tengo a precisare che non è molto recente, anzi è stata svolta qualche mese fa, ma comunque i team sono buoni, il team che ho utilizzato io lo sto continuando ad utilizzare su 3DS e penso valga lo stesso anche per lui. Quindi, beh, vedremo una lotta molto più avvincente della prima. Allora, un'altra cosa che voglio dirvi prima di presentarvi team: questa sfida è valida per la quarta settimana di qualificazione alla Pokémon World Cup, un torneo alla Pokémon Online World Cup, un torneo molto importante di Pokémon Online che sarebbe l'alter ego di Smogon. E solitamente molti giocatori forti di Smogon giocano anche su questo forum, su questo altro simulatore, quest'altro sito, come volete chiamarlo. E beh, questa era la World Cup quindi di Pokémon Online. Io giocavo per il team italiano e lui per quello americano, se non sbaglio, quindi beh. La lotta è comunque anche di una certa importanza. Non vi sto portando, diciamo, lotte così amichevoli, giusto per avere il rivincito o cose così. La lotta è stata molto importante. Io giocavo Horas e lui, appunto, giocava Horas. Quindi, senza dilungarci oltre, ragazzi, questa era la prima parte, quindi dovevo fare questa introduzione. Mi spiace se è durata particolarmente. Possiamo iniziare la sfida. Ah, ovviamente, sì, io gioco Mew, gioco Keldeo, gioco Hippodon, Scizor Mega, Starmie e Clefable. Mentre lui ci porta Mega Sableye, Dragonite, Talonflame, Ferrothorn, Keldeo e Starmie, quindi tutti e due giochiamo Balanced, diciamo la tipologia di team che al momento funziona meglio. Bene, possiamo finalmente iniziare. Lui decide di partire con Talonflame e io con Mew, quindi lui diciamo che prevede subito l'entrata del mio Mew e adesso va di Will-O-Wisp, di fuoco fatuo, purtroppo però missa contro il mio Hippodon, ovviamente non potevo lasciare Mew. E vabbè, comunque vedete che il miss non è stato molto importante, lui comunque è riuscito a bruciarmi Hippodon e anche per il corso della sfida non sarà molto importante questo miss perché sì, ho la possibilità di curare Hippodon. Quindi adesso vediamo Starmie affrontare l'ippopotamo gigante. Io cerco di entrare su Starmie per appunto curare Hippodon dato che il mio Mew ha Ilbel. Però purtroppo lui risponde nuovamente di Talonflame che non utilizza Taunt. Stranamente non utilizza Taunt, penso quindi che non lo abbia, almeno in questo momento pensavo non l'avesse. E quindi vabbè, rischio comunque, riesco a fare Ilbel e quindi curo Hippodon. Adesso faccio entrare Starmie su Talonflame che diciamo riesce a reggerlo molto bene, oltretutto avendo l'abilità che cura una volta sostituito il Pokémon, alterno cura, non mi preoccupo neppure della Barn.
Adesso controllo il suo Ferrothorn, mando il mio Mew Ferrothorn che è riuscito a settare le rocce e beh, devo levarle il prima possibile anche perché potrebbero risultare problematiche. Utilizzo fuoco fatuo, lui fa protezione per scoutare diciamo la mia mossa e adesso manda Talonflame, prevedendo nuovamente il fuoco fatuo che purtroppo sì, non ha effetto su Talonflame. Adesso mando Clefable, lui però utilizza Taunt impedendomi di utilizzare appunto mosse come Desiderio, Calmamente eccetera. E adesso semplicemente Talonflame cerca di mandare KO il mio Clefable, Clefable che è molto fastidioso per il suo team. Io adesso vabbè decido un attimo di installare qualche turno attaccando semplicemente con Forza Lunare Talonflame, che comunque non gli fa praticamente nulla. Talonflame ha anche Trespolo dalla sua parte, però riesco a far entrare Hippodon diciamo senza subire la scottatura e adesso posso fargli veramente molto male sia con Stone Age che Earthquake nel caso lui utilizzi Roost. Ovviamente non può rimanere Talonflame su Hippodon e quindi mando in campo Sableye. Sableye che Mega Evolve utilizza Shadow Ball e questo turno è molto importante ragazzi, è molto importante. Come vedete lui aveva Sableye contro il mio Clefable, io invece di utilizzare Soft Boiled oppure di attaccare con Forza Lunare, prevedendo l'entrata di Talonflame e rischiando anche l'entrata di Ferrothorn che appunto il Tuon Onda avrebbe potuto potenziare la sua Gyro Ball, utilizzo Tuon Onda, quindi sia rischiando che Sableye mi respingesse l'attacco e sia rischiando l'entrata di Ferrothorn. Però questa mossa si è rivelata veramente fondamentale ragazzi, sono riuscito a paralizzare Talonflame e sì ragazzi, questa è stata un'ottima mossa che mi ha permesso di ottenere un vantaggio fantastico, anche perché lui non ha modi di curare Talonflame dalla paralisi, Talonflame che oltretutto era molto problematico per il mio team come stavate vedendo in questi turni. Ebbene, adesso Talonflame se ne va e io riesco a curare il mio Clefable. Taunt non è prioritario, quindi sì, posso utilizzare Soft Boil senza rischiare neppure la provocazione. Adesso però contro Ferrothorn non lascio Clefable perché è molto importante per affrontare Sableye e mando in campo Mew, giusto per fare diciamo il passaggio tra lui e Scizor. Adesso qua ci sono un po' di switch, Mew, Sableye, anzi, chi c'era? Ah sì, Scizor, Sableye, Mew, Keldeo. Adesso Keldeo utilizza Hydro Pump e io faccio Psychic per danneggiarlo, anche perché Keldeo può darmi fastidio, essendo spezzato anche il mio Star mi fa fatica a reggerlo. Adesso qua sì, lui sostituisce in Sableye prevedendo il Rapid Spin o lo Psycho Shock, ma io comunque recupero punti salute con Starmie perché sì, Starmie è troppo importante, deve fronteggiare Keldeo. Adesso però posso mandare Clefable contro Sableye, che comunque sì, incassa lo Shadow Ball ma non subisce veramente alcun danno. Clefable è un ottimo counter di Sableye. Adesso altri switch, Ferrothorn contro Scizor, ci ritroviamo nuovamente in questa situazione. Riesco a Mega Evolvere il mio Scizor e vado di Knock Off. Lui manda in campo Starmie, avendo paura dello Sword Dance probabilmente ha deciso di mandare Starmie per bruciarmelo. Però io no, sono andato immediatamente di Knock Off e sono riuscito a mandarlo KO. Oltretutto ora riesco a privare degli avanzi questo Ferrothorn. Ottima cosa, anche perché Ferrothorn è sempre problematico, e impedirgli di recuperare altri punti salute extra oltre a quelli del parassistema sono un'ottima cosa. Ok, Scizor contro Dragonite, qua ho deciso di esagerare un po', sono andato di Sword Dance, non potevo rischiare ben Dragonite perché un Fire Punch mi avrebbe disintegrato e quindi mando in campo Hippodon. Fortunatamente non è banned e quindi sì, Hippodon può tranquillamente utilizzare Slack Off. Ora però ritorna Keldeo. Keldeo ragazzi vi ho detto che è problematico per il mio team. Mando Starmie che sarebbe andato KO dopo l'hit di Hydro Pump più le rocce e la sabbia. Però fortunatamente riesco a evitare l'attacco. Non è neppure troppo importante questo Axe, lo vedrete più tardi. Comunque ok. Adesso vediamo Sableye contro Starmie, Sableye sempre messo per evitare il Rapid Spin e ci ritroviamo nuovamente Clefable contro Ferrothorn. Clefable sta giusto spammando qua e là Moonblast giusto per cercare di danneggiare Sableye, ma purtroppo finché c'è Ferrothorn posso fare ben poco. In ogni caso mando Scizor su Ferrothorn perché sì, Scizor può danzare, non si preoccupa delle altre mosse di Ferrothorn e avendo Roost può diciamo tenere a bada. Può tenere a bada sì appunto la perdita di punti di salute causata da parassisteme. Talonflame contro Starmie. Starmie viene bruciato e io comunque decido di sparare Scald nel tentativo di bruciare almeno Ferrothorn. Entra Dragonite che non si brucia
E vabbè, non fa niente, non posso lasciare starmi su Dragonite, quindi mando Hippodon. Lui però prevede la mia mossa e ecco che entra Keldeo su Hippodon. Pressione assurda ricevuta da questo Pokémon. Ora mando Starmie, lui fa Hydro Pump. Purtroppo Starmie non riesce a reggere il colpo. Come detto prima, Hydro Pump più Roccia e Sabbia lo mandano KO. Quindi per questo prima vi dicevo che non è stato molto importante il miss, perché comunque Starmie non è riuscito a far nulla, non ha bruciato nessuno e quindi povero Starmie è morto come doveva morire. Ora però ragazzi riesco a fare una bella mossa, riesco a far entrare il mio Keldeo sul suo Ferrothorn e posso approfittare di questo momento per utilizzare il Substitute. Ora lui manda Dragonite su Keldeo perché appunto Dragonite ha la Lamberry, bacca che gli permette di curare dalla scottatura e da tutti gli altri problemi di stato. Quindi sì, potrebbe rivelarsi problematico, ma in ogni caso io cerco la seconda barna con il mio Keldeo, la barna entra, quindi Dragonite è nuovamente bruciato. E adesso qua, prevedendo l'Extreme Speed o comunque l'Earthquake, vado di Calm Mind. Probabilmente questo Dragonite aveva anche Roost, ma in ogni caso mi aspettavo l'attacco e quindi sono andato di Calm Mind, ricevendo un boost gratis con il mio Keldeo. Ok, riesco a danneggiare quindi Sableye, che comunque mi critta con Shadow Ball, inutile comunque perché avevo già subito dei danni da Extreme Speed, ma in ogni caso posso utilizzare nuovamente Sostituto che riesce ad incassare un altro Shadow Ball e quindi Keldeo manda KO Sableye, Mega Sableye. Ok, entro al suo Keldeo per distruggere il Sostituto del mio. Qua c'è stato una Spit Tie, ok, in ogni caso gliela concediamo, è riuscito a rompermi il Substitute, quindi non riesco a chiudere di Keldeo, sono costretto a mandare Hippodon su Talonflame, che rimane paralizzato probabilmente su un Brayboard. In ogni caso qua me la prendo comoda, utilizzo le rocce nel caso lui avesse sostituito, sfortunatamente non sostituisce ma utilizza Will-O-Wisp, che purtroppo missa, ma in ogni caso Hippodon abbiamo già visto che può curarsi dalla scottatura grazie all'Hillbell di Mew, che posso oramai utilizzare tranquillamente sul suo Ferrothorn o sul suo Talonflame paralizzato, appunto. E quindi la lotta finisce così, ragazzi. Lui è costretto al forfait perché oramai non poteva fare nulla. E bene, ragazzi, la sfida si è conclusa così. Questo è stato il nostro secondo match da quando è uscito Pokémon Rubino Mega Zaffiro Alpha contro Chimpact. Il primo l'avete visto sul canale e ora finalmente posso portarvi anche questa seconda sfida. Spero vivamente vi sia piaciuta la lotta. Secondo me è stata molto meglio della prima, non perché io abbia vinto o per cose simili, ma comunque perché oramai Horas si conosceva, era tutto un altro livello e ci sono state molte, molte giocate migliori rispetto a prima. Diciamo che all'inizio i set erano un po' improvvisati. Quindi spero vi sia piaciuta la lotta, spero vi sia piaciuto il nuovo format che ovviamente continuerò a portarvi sul canale. Detto questo, ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!